Hello, I'm Elisa and I don't teach English, I teach in English. A scuola la lingua straniera si studia attraverso la grammatica e la traduzione. Io dico perciò che non insegno inglese, ma insegno in inglese attraverso lo storytelling, che è quello che stiamo facendo in questo corso, cioè il raccontare storie attraverso puppets e gesti teatrali. Fa sì che il bambino apprende tramite l'esperienza la lingua inglese in maniera spontanea e quindi non più attraverso lo studio che comunque già fa a scuola. Oggi, nella lezione di oggi, la storia è stata raccontata da me, però, con la ripetizione delle stesse parole nella storia e della storia più di una volta. Durante le diverse lezioni il bambino acquisterà confidenza con la terminologia e quindi si avvicinerà in maniera spontanea, riuscendo anche a esporre in lingua. Quindi l'obiettivo del corso è innanzitutto abituare il bambino ai suoni della lingua inglese, quindi attraverso l'esposizione a una persona che parli in inglese, e poi creare nel bambino un sentimento positivo verso lo studio della lingua inglese, perché questo lo accompagnerà sempre fin da grandi e quello che si impara con amore si impara meglio e rimane più impresso. Attraverso le storie che vivremo in questo corso, comunque affronteremo categorie di vocaboli che sono normalmente trattate dalle scuole primarie, come terminologia della famiglia, gli animali, i colori, i vestiti, i sentimenti, le stagioni e quante più cose riusciremo a vedere insieme.